Stiamo cercando di tenere fede ai tempi e ai programmi che ci siamo dati qualche giorno fa. Avevamo detto che la settimana scorsa avremmo ufficializzato il nostro direttore sportivo e che questa, al termine di questa, quindi siamo, viaggiamo con un po' di anticipo, si sente un po' di... Forse il mio... grazie, sì. E al termine di questa avremmo anche presentato l'allenatore, questo perché un po' memori dell'esperienza dell'anno passato in cui per necessità di cose si è partiti con oltre un mese e passa di ritardo rispetto a oggi, ma perché la cessione della società avvenne tra fine giugno e primi di luglio, l'idea era di programmare tutto per tempo. Parlo io oggi, poi tutte le altre, diciamo, questioni che atterranno ad aspetti, diciamo, legati alla squadra a partire dal primo luglio verranno definitivamente, anche rispetto al rapporto con voi, affrontate e spiegate direttamente dal direttore, ovviamente. Volevamo esserci poi al gran completo, manca Corrado, ma ci tenevamo a essere tutti presenti con il presidente, con Alessandro anche Adamo e appunto ovviamente il nostro direttore, per presentare l'allenatore, il nostro allenatore Pasquale Padalino, che è una scelta che il nostro direttore sportivo ha voluto fare. Vi ha raccontato della sua volontà di approfondire una serie di situazioni e di rapporti, e dopodiché, dopo questa sua fase di approfondimento, ci ha proposto un nome che noi ovviamente abbiamo accettato con grande entusiasmo, affidandoci più che mai alle indicazioni che ci vengono dal nostro direttore sportivo, e sarà così quest'anno su tutto. È una scelta di cui siamo contentissimi e siamo convintissimi che sia una figura che può dare una grande mano a questo progetto Lecce che stiamo cercando di mettere in piedi. Io lascio la parola all'allenatore. Solo una cosa, da un punto di vista un po' di quella che è l'idea della società insieme al direttore sportivo, che ormai è un'unica componente perché si lavora all'unisono, e così come abbiamo fatto per il direttore sportivo, anche per l'allenatore l'idea è l'idea che poi abbiamo formalizzato è di creare un rapporto biennale, cioè di lavorare su un progetto di medio periodo che, al pari del contratto del nostro direttore sportivo, prevede forme di automatico allungamento nel caso in cui in questo biennio dovesse intervenire il risultato sportivo che tutti quanti speriamo. Il fatto che sia previsto un biennale non vuol dire che sin da subito non si proverà a ottenere il massimo, sia ben chiaro, però l'idea è che a tutti i costi di riuscire a far bene da subito, ma se non dovesse essere, non vogliamo ripartire ogni volta dalle fondamenta, ma partire da qualcosa che si è già costruito. Questo è il senso del rapporto biennale. Questo è tutto. Io lascio la parola al nuovo allenatore, che ringrazio per l'entusiasmo con cui da subito ha accolto la scelta di Lecce, del suo entusiasmo. Abbiamo bisogno, non perché a noi manchi, ma perché la somma del nostro entusiasmo unito al suo, spero che ci possa dare qualcosa di importante. Ringrazio anche, permettetemelo di dire questo, l'allenatore con cui abbiamo concluso il rapporto, Braglia, che ha fatto un ottimo lavoro, è stato un bravo allenatore, un grande uomo, e che io saluto con affetto. Si è scelto di ripartire da questo nuovo profilo, noi siamo convintissimi di questa scelta e andiamo avanti davvero con grande entusiasmo, non vediamo l'ora di cominciare questa stagione. Caro Pasquale, e benvenuti. Grazie. Guarda, ti faccio sedere proprio qui, così sei presidente. Enrico, tu vuoi dire qualcosa? Mi perdonerete anticipatamente una visibile emozione.
E non perché sia la prima mia conferenza o presentazione, tutt'altro. Perché oggi mi trovo a presentarmi e a dover ringraziare per la fiducia e per la conduzione tecnica che mi è stata affidata queste persone che conoscete sicuramente meglio di me e che rappresentano la nostra società. Il direttore sportivo, che chiaramente è una componente importante come lo siamo tutti, chi anche diciamo indirettamente ha potuto spendere così una parola per il sottoscritto, e spero che sia stata spesa nella maniera positiva come io credo, per quello che ho potuto far vedere e non per altre caratteristiche. Ringrazio anticipatamente tutte le persone che hanno avuto verso di me messaggi di stima, chiaramente mi riferisco non solo a miei amici ma anche a gente che non conosco del posto, di Lecce e provincia, e quindi credo che ci siano tutti i presupposti per poter così iniziare un percorso che, come diceva bene prima il Presidente, ci vede legati per 2 anni, sintomo di una programmazione che è già iniziata secondo me anche l'anno scorso e che ci vuol vedere partecipi di un obiettivo da raggiungere nel breve, medio, lungo termine, poi quello è abbastanza soggettivo, verso un traguardo che tutti ci auspichiamo. Chiaramente secondo me la fondamentale è che ci sia da parte di tutti una partecipazione assidua, con il rispetto di quelli che sono i ruoli, ma credo di non dire niente di nuovo. Lecce non nasce oggi come società, non nasce oggi come carta stampata, non nasce oggi come pubblico sportivo, quindi non mi sento di dover dare lezioni a nessuno, non l'ho mai fatto, e quindi un richiamo solamente a quello che secondo me sono i necessari presupposti per poter innanzitutto iniziare nella massima trasparenza e nella massima fiducia un rapporto che si spera prosegua nel tempo. Chiaramente, come diceva e ribadisco prima il Presidente, il nostro rapporto cresce nella durata quanto più crescono quelli che sono stati i nostri obiettivi, i nostri traguardi raggiunti. Quindi questo fa ben sperare, credo che sia un messaggio propositivo della società che ha voluto ben dare a voi della carta stampata, ma soprattutto ai tifosi, e credo che debbano essere fieri perché riescono comunque a difendere una società in questi periodi e soprattutto a mantenere quella salentinità, o meglio quella leccesità, che fino a qualche tempo prima non c'era, o meglio, hanno dato un bel marchio, hanno dato un bel messaggio a tutti nelle difficoltà che tutte le società possono avere, e quindi anche da questo si può leggere chiaramente, non solo tra le righe, che c'è una programmazione a quale vogliamo dare seguito e soprattutto speriamo un risultato positivo. Io avrei terminato questa mia presentazione. Per chi non mi conosce, insomma, ho avuto anche un trascorso qui a Lecce, quindi ci tengo a dire che al di là della parentesi sportiva, che non fu particolarmente brillante, però per me Lecce è stata una tappa fondamentale, non solo per la crescita calcistica, ma soprattutto perché ho imparato a conoscere una popolazione che fin da sempre,
mi ha dato la sensazione e la certezza di potermi sentire a casa mia, anche perché ero abbastanza giovane, quindi il distacco da quelle che sono le mie origini non le ho, il distacco da mie origini non l'ho assolutamente avvertito, e quindi da questo so di avere quel credito che, come dice il mio direttore, abbiamo finché tutto ciò è seguito da risultati. Il nostro impegno e la nostra dedizione al lavoro è l'unica cosa che in questo momento mi sento di promettere, quindi qualsiasi altra richiesta di promesse non mi sento in grado di poterle mantenere, perché credo che non lo possa fare nessuno, ma sull'impegno e su quella che sarà la nostra attenzione particolare, abnegazione e dedizione verso un qualcosa che ci è richiesto, credo che sia sicuramente un aspetto da non sottovalutare, da tenere ben presente, e su questo garantisco io. Grazie. C'è una domanda da parte di Rino De Lorenzi. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Diciamo, alla luce della carriera ancora breve dell'allenatore e l'occasione della vita, no? Posso rispondere? Sì. Assolutamente sì. È l'occasione che forse aspettavo e che in cuor mio nutrivo e alimentavo, perché in questa categoria, e non c'è bisogno che io lo ripeta o lo sottolinei, Lecce ha in una griglia, senza voler nulla togliere ad altre piazze, una posizione di vertice. E per me, che oltretutto ci sono stato da calciatore, ancora di più, magari può essere un modo anche per in qualche maniera ricambiare un affetto e una stima che da calciatore, attraverso il risultato sportivo, non sono riuscito a dare, chiaramente non per mia volontà, ma perché siamo legati anche a tanti altri aspetti. Quindi da questo punto di vista sarà anche un motivo di rivalsa del sottoscritto, nella speranza di dare fiducia laddove ce ne fosse bisogno, attraverso i miei comportamenti e attraverso soprattutto il lavoro che andremo a fare quotidianamente verso una piazza che devo assolutamente ribadire che è una piazza importantissima, non importante, soprattutto per un allenatore che, come ben ricordavi, ha un'esperienza chiaramente non ventennale ma abbastanza ristretta, però è anche, ho avuto anche un passato abbastanza significativo. Non sono partito dal nulla, ho avuto alle mie spalle anche maestri importanti di calcio, mi riferisco ad allenatori e direttori sportivi, una crescita secondo me graduale, passando attraverso categorie pari a quelle attuali del Lecce o addirittura inferiore, come può essere stata la Serie D a Foggia. Quindi da questo punto di vista credo che un po' di gavetta io l'abbia fatta e spero di poter così continuare a migliorarmi attraverso questo rapporto che ho intrapreso oggi in una città così, che so benissimo si aspetta quantomeno un percorso di un certo tipo. Una domanda avanti di uno. Buongiorno mister, benvenuto. Grazie. Senta, lei da calciatore era un giocatore molto di fino, sapeva giocare molto bene il pallone, viene dalla scuola di Zena, la scuola del gioco. Quest'anno prende il Matera, che con Dionigi giocava malissimo, e lo trasforma nel giro di un mese. Il Matera inizia a giocare un calcio bellissimo. Le chiedo, nel Lecce, vista l'urgenza, come diceva il Presidente nella precedente conferenza, il Vicepresidente della conferenza stampa precedente, il Presidente Onorario, vista l'urgenza, diciamo, di tornare in Serie B per questa città, per questa società, come riuscirà a coniugare il gioco con i risultati, che
che purtroppo sono abbastanza urgenti a lei. Prevalenza del gioco o prevalenza dei risultati? Ottenere i risultati attraverso il gioco, ecco la sua visione del calcio. Ecco, l'ultima è molto vicina alla mia visione calcistica. Sono convinto che i risultati arrivino attraverso un'espressione di gioco, un'idea di calcio, che non è l'unica che porta a risultati. Si può vincere in tante maniere. Questa è la mia, diciamo, chiamiamola filosofia e la mia idea di calcio, che immagino voi abbiate potuto apprezzare anche ascoltando le sue parole, ma non disdegno dall'essere a volte anche un po' meno brillante o bello, che dir si voglia, per portare a casa i risultati, perché il marchio di un allenatore lo fa sì la filosofia e magari quello che esprime attraverso i suoi giocatori, i suoi calciatori, i suoi collaboratori, ma credo che noi alla lunga ricordiamo i risultati di una società, di una squadra e soprattutto di un allenatore. Se possibile riuscire a coniugare le due cose sarebbe straordinario. Non sempre ci si riesce, ma il mio obiettivo, insieme a chi collaborerà con me, chiaramente con la disponibilità di chi dovrà poi realizzarlo in campo, sarà quello di passare attraverso il gioco. Buongiorno, grazie. Il destino, anche nel calcio, gioca spesso strani scherzi. La Matella ha interrotto un sogno della legge fiduciaria. Ora ti trovi a dover anche riparare la partita, partire da quel danno che hai fatto e cercare di aiutare invece a recuperare quel terreno. Per chi non lo sapesse, con il signor Elio Donno ho avuto rapporto lavorativo, si intende, anche da calciatore, e non solo con lui. E questa la dice lunga di quando, di che cosa significa mantenere rapporti di un certo tipo. Non me l'aspettavo, ti ringrazio però per la domanda. Mi hai subito offerto un assist per anche, diciamo così, liberarmi, se lo vogliamo chiamare, peso, ma non mi sento responsabile di tutto ciò, perché sarebbe anche ingiusto verso chi ha fatto, se non vado errato, 19 risultati utili consecutivi, e per chi ha fatto, è arrivato ai playoff. Quindi da questo punto di vista non mi sento assolutamente responsabile. Ho espresso quello che era giusto esprimere in quel momento attraverso il mio lavoro, attraverso i miei ragazzi. Mi è dispiaciuto chiaramente, ma è stato lo stesso destino di quasi tutte le grandi, o meglio di tutte, e mi riferisco a Foggia, Casertana, Cosenza, Benevento. Chiaramente con risultati anche diversi da quello che è capitato qui a Lecce, però anche con loro ho avuto lo stesso atteggiamento e credo che di questo possa essere solamente che apprezzato. Quindi io l'ho presa in maniera scherzosa ma altrettanto positiva, perché dimostra ancora di più quanto io sia professionale, e di fronte anche ai sentimenti che mi possono legare ad una città piuttosto che ad un'altra, non guardo in faccia a nessuno quando sposo e condivido con chi mi sta attorno e soprattutto con chi mi dà la possibilità di esercitare. Nessun tipo di sentimento può provare a cancellare quello che deve essere la mia responsabilità in quanto guida tecnica verso una società che mi ha riposto tale fiducia. Ma quello è pacifico, dal nostro punto di vista vogliamo, come diceva bene prima il Presidente onorario, i 2 anni hanno un significato importante, ma noi ci auspichiamo che tutto avvenga in maniera molto più veloce, e quindi se riusciamo a dare un inizio felice
ma soprattutto una fine ancora migliore in un tempo ristretto, per noi sarebbe tutto oro colato. E quindi da questo punto di vista non vediamo l'ora di ripartire. Matteo Cottazzo, buongiorno, ministro, benvenuto. Buongiorno, grazie. Lei si sarà già fatto un'idea di quelli che sono i giocatori che avrà a disposizione dall'inizio del ritiro? Dai giocatori che ha, qual è l'idea di calcio e quali potrebbero essere funzionali al suo progetto di gioco? Allora, io devo, per chi, vabbè, lo, immagino sappiate tutti, la notizia è uscita ieri, io ho firmato solamente ieri nel tardo pomeriggio, va bene? Al cospetto di ciò che tanti siti già preannunciavano e avevano anticipato, ancor prima che io avessi la certezza di firmare, mi sarebbe piaciuto averla un po' prima, ve lo dico a cuor leggero, nel senso che ero felicissimo quando sono stato contattato. Invece solo ieri ho firmato, il direttore mi ha chiamato domenica scorsa, quindi credo che non ci sia stato il tempo materiale per poter prendere in esame quelli che sono i calciatori più o meno funzionali al calcio che andremo a proporre. Ci abbiamo provato, vi sono sincero, ma ieri dopo aver sviluppato, aver fatto anche le conoscenze dovute del caso, non c'è stata la forza per poter così iniziare questo discorso, che sarà iniziato oggi. Il direttore ha rinviato anche la sua partenza proprio per cominciare a tracciare una strada insieme e iniziare a conoscere quelle che sono anche le situazioni contrattuali dei giocatori in essere e anche eventuali giocatori che potrebbero così ritornare utile alla nostra causa. Umberto Verri, prego. Pasquale, bentornato. Grazie Umberto. Ho lasciato ragazzino, ti trovo allenatore importante. La domanda che ti faccio è molto semplice, c'è questa. Col direttore è già comunque, nuovamente, hai avuto un primo rapporto di conoscenza dell'attuale legge e di proposizione sua per quanto riguarda eventuali nuovi acquisti. Ne ha parlato sicuramente, non l'avrà fatto. È sulla falsariga della domanda precedente, Umberto, che ti saluto caramente, anche con te ho avuto rapporto da calciatore, quindi chiaramente abbiamo iniziato un tipo di discorso, però secondo me oggi sia io che il direttore sportivo dobbiamo avere la lucidità e la pazienza di non farci travolgere dall'entusiasmo, perché vorremmo fare tutto e subito, non si può fare. Dobbiamo essere talmente bravi e lucidi a renderci conto anche di quando le cose non si possono fare. E quindi non è semplice. Dicevo, ho firmato ieri, abbiamo intrapreso da ieri certi discorsi, abbiamo buttato lì quantomeno delle impressioni personali, ma sono discorsi che non si possono affrontare in 2 o 3 ore. Perché poi all'interno di questi discorsi si aprono tante parentesi, perché poi chiaramente la conoscenza anche tra me e il direttore sportivo col passare del tempo ha bisogno di crescere, lui con le sue curiosità, io con le mie, e insieme dobbiamo cercare, non avendo una conoscenza approfondita di ogni singolo caso, di andare ad individuare quali possono essere quei giocatori che rispetto a quello che vogliamo tracciare siano per l'appunto funzionali. Mi leggo alla domanda precedente, quindi dire un qualcosa adesso, sì, potrei dire qualsiasi cosa ma ti direi una bugia e sinceramente penso che in questo momento non è il caso. Penso che siamo stati abbastanza schietti, ma prima di me lo sono stati i rappresentanti di questa società e in un tempo anche ristretto, se possibile. Basta questo. Giocatori della rosa della passata stagione che avrebbe il piacere di allenare? Beh, come si fa? La composizione della squadra dell'anno scorso era una composizione top. Tutti?
Se qualsiasi allenatore, se gli fa questa domanda, immagino che rispondano che il Lecce era una corazzata per la Lega Pro. Dire il contrario, secondo me, è dire un'assurdità. Poi ci sono delle scelte personali, delle preferenze, ma nel complesso credo che sia una squadra che qualsiasi allenatore avrebbe voluto allenare. Giancarlo Castrignano, prego Giancarlo. Mister, benvenuto, in bocca al lupo per la nuova Grazie. Esperienza. Allora, io ho avuto la fortuna di vederla giocare subito con il Foggia di Zema quando era una squadra abbastanza giovane alle prime anni, no? Quindi con tanto entusiasmo, e poi il gioco pian piano avete fatto grandi cose, però mi chiedevo, al di là dei calciatori, dall'arco della sua esperienza, aveva avuto un mix tra giovani e gente un po' di esperienza. Che idea si è fatto per vincere questo campionato di Lega Pro? Quanto conta uno e l'altro? Beh, contano entrambi. La risposta purtroppo è scontata, ma è la realtà. Pensare di fare una squadra di giovani, completamente giovane, non, secondo me ha bisogno di un lavoro precedente di un certo tipo, di una struttura di osservatori di un certo tipo e soprattutto di grandi squadre che vogliono dare la priorità alla Lega Pro rispetto magari alla Serie B. Oggi succede questo. Tanti calciatori preferiscono magari giocarsi la panchina in una categoria superiore e non mettersi alla prova in una categoria impegnativa come la Lega Pro, per ovvi motivi, non sempre per scelte personali, a volte spinti da altri interessi, a differenza di quando giocavo io, dove prima c'era la famosa frase vai a fare le ossa in categorie più basse perché capisci anche cosa significa arrivare ad un successo passando attraverso delle sofferenze. Oggi sembra quasi che la Lega Pro venga denigrata, non so, posso anche capirlo il motivo, però è un qualcosa che secondo me va cambiato, soprattutto nella cultura sportiva che si dà e dei messaggi sportivi che noi vogliamo dare a questi giovani. Parliamo chiaramente di non di tutte le squadre. Fossi un procuratore, fossi una società, a Lecce un mio giocatore ce lo manderei. Al di là di chi è l'allenatore, poi se condivide le mie idee ancora meglio, ma una società, come si fa a rifiutare una piazza come Lecce per un giovane che inizia domani a giocare a calcio? Chiaramente dietro questo, dicevo prima, occorre un lavoro di anticipo e di struttura societaria e quindi di osservatori per consentire un inserimento anche graduale, perché sappiamo bene che un giovane con l'impatto non può essere subito immediato. Cioè i Donnarumma del Milan, giusto per fare un esempio, non ce ne sono tantissimi sotto l'aspetto caratteriale, poi l'aspetto tecnico e tattico può crescere, può migliorare, ma l'impatto, soprattutto con il campionato professionistico dove devi dare delle risposte, e il credito della gioventù e dell'età, anche a loro gli è concesso per un breve tempo, perché poi alla fine ciò che conta, lo dicevamo prima, è ottenere qualche risultato o dare la sensazione, l'impressione di lavorare in quella direzione. Quindi si deve condividere anche un certo tipo di scelta e di filosofia, che sia giovane, che sia anziana. Io credo che occorre un giusto mix, perché l'esperienza fino a prova contraria, e lo posso testimoniare sulle mie personali, conta tanto quanto conta l'entusiasmo di chi è giovane e può portare all'interno di chi ormai si è, tra virgolette, un po' seduto, o forse anche per la sua età, dalle cose per scontato. Invece l'entusiasmo di un giovane potrebbe essere, anzi è così, può essere contagioso. Dino, prego. Staff ha già deciso e siete date. Allora, per lo staff credo che sia giusto ufficializzarlo nel momento in cui lo formalizziamo. È completo, è quasi completo, mi manca l'ultimo tassello,
ma appena avrò la possibilità di parlarci e lo formalizziamo, poi sarò anche in grado, insieme alla società, di poter formalizzare. E va formalizzato tutto lo staff, sì, che credo che sia giusto così. Per quanto riguarda la sede del ritiro, il nostro team manager già stamattina è partito per le possibilità che ci sono state prospettate, che abbiamo cercato, vediamo quali risposte mi darà. Anche io l'aspetto, ma anche in questo senso ci siamo mossi. Le date ancora non le abbiamo così, ma indicativamente credo che intorno al 8, dal 7 al 10 di luglio. Alessandro, prego, Alessandro del Toro. Buongiorno e benvenuto. Grazie. Così, rispetto a quello che si vuole tracciare, ovviamente parliamo di idee, poi concretizzare un'altra cosa, così come immagino che il direttore abbia già appunto una sua idea di chi vorrebbe portarsi da Cosenza oltre alle tende da piantare, lei ha qualche giocatore del Matera che vorrebbe continuare ad allenare? Sì, al direttore devo aggiungere che prima delle tende bisogna prendere un terreno, perché se no direttore dovrebbe andare, piantiamo queste tende. A parte le battute, è chiaro che ho delle preferenze, ma non solo per giocatori del Matera. Chiaramente questo anno, circa un anno, mi ha permesso di conoscere approfonditamente alcuni giocatori che personalmente non conoscevo prima, e in me, al mio dentro di me ho delle certezze. Chiaramente, senza offesa per il Matera, che mi ha dato anche una grande possibilità, ma parliamo di Lecce, anche l'impatto per chi ha fatto già dei campionati deve essere, non dico garantito, ma sapere che chi viene qua deve entrare in un'altra ottica. Il calcio è sempre lo stesso, ma quando indossi un certo tipo di maglia, in base non solo ai colori, diventa bella pesante, è una bella responsabilità. Quindi mi auguro che questo sia ben chiaro, anzi la ringrazio perché mi ha forse anticipato un argomento di cui volevo parlare ed era riferito esattamente a questo. Cioè, venire qui significa intraprendere un certo tipo di discorso. Non ci sono né se e né ma, nel momento in cui si decide non si può tornare indietro, si guarda solo avanti. Questa è una premessa che forse avrei dovuto fare prima, ma la faccio in questo momento per sgombrare qualsiasi tipo di dubbio laddove ce ne fosse, anche nei miei confronti. Prendo la palla a balzo per continuare e dare seguito a quello che ho appena detto, per chiarire un discorso. Il Lecce non è mai stato in concorrenza con nessun'altra squadra. È bene che voi lo sappiate, è bene che voi lo sappiate e soprattutto che lo sappia la gente, perché mi sentivo di dire questa cosa, è una cosa che ho dentro, siccome ho letto alcune cose non mi lascerò coinvolgere, però era giusto che io dessi anche una risposta a chi può aver subito anche indirettamente un dubbio inventato. E quindi chiarisco subito. Esattamente, vedo che ci siamo arrivati, ecco, penso che allora, io col direttore sportivo, che ho un rapporto, voi sapete, non di amicizia, perché nonostante abbiamo giocato insieme, ma non ci possiamo definire amici, ma sicuramente di grande stima. Come ho detto, lui, ci siamo visti a Milano mercoledì, mi ha chiamato domenica mattina, mi ha detto vieni perché dobbiamo concretizzare, va bene? E da me è sottoscritto, e immagino, anzi sono sicuro anche per lui e per il resto della società, da quel momento non c'era bisogno di firmare, era fatta. Quindi tutto il resto lasciamoli a chi, anche facendo il suo lavoro, scrive gratuitamente o in maniera, diciamo così, disinteressata o interessata, e quindi avevo anche questa necessità. Vi ringrazio, la ringrazio per la domanda,
e se vogliamo andare avanti, per me, io finito. Gabriele De Giorgi, mister, tanto naturalmente benvenuto. Grazie. Tutti gli altri colleghi. Le modifiche in tema di playoff, oltre all'incertezza storica di questo periodo sui ginocchi, cambiano anche il tipo di preparazione, rappresentano secondo lei in generale un miglioramento per il campionato in generale? Fatto che fino alla fine molte più squadre siano in un certo senso motivate. Alza un po', credo che alzi un po' le ambizioni un po' di tutti, no? Però poi non sono le possibilità che si hanno a disposizione che mettono nella griglia verso un traguardo ben chiaro, che è quello di arrivare chiaramente in cima, primi, perché le società, se hanno un minimo di programmazione, si danno un limite, si danno un obiettivo, che poi può essere un traguardo, ma non credo che tutte abbiano, per vari motivi, la possibilità di ambire. Poiché il regolamento te lo consenta e possono esserci anche delle sorprese, sicuramente sì, però come l'anno scorso l'ambizione, come lo poteva essere per il Matera, che chiaramente non partiva con i favori del pronostico prima che arrivassi io, ma neanche dopo, nel senso che la costruzione della squadra, non so se nella loro idea c'era quella di andare in Serie B, arrivare primi. L'anno prima con Auteri avevano fatto il playoff, quindi immagino che avessero voglia di migliorarsi, ma chiedendo in giro agli addetti ai lavori e non, sicuramente il Matera non era annoverata tra le squadre rispetto a Benevento, Foggia o Lecce che potessero così competere. Subito dopo sì, ma rispetto a quelle che erano le qualità e le possibilità delle società appena citate, immagino che il Matera partisse da un gradino un po' più basso rispetto alle altre. Quindi il fatto di allargare sicuramente dà possibilità, aumenta l'eccitazione, aumenta il coinvolgimento fino all'ultimo, però credo che alla fine le squadre, sia verso l'alto che verso il basso, saranno più o meno sempre le quelle. Questo volevo aver detto tu, cioè in pratica ci potrebbero essere delle sperequazioni con questa nuova riforma che si sta tentando di fare, perché oggi come oggi abbiamo, è vero che dici tu che il Matera non partiva, però il Matera inizialmente era considerato una delle squadre favorite del girone per la promozione diretta, diciamo pure questo. Poi con Dionigi le cose non sono andate come dovevano andare, si è arrivato lui, ha dato un'impronta diversa, però la verità dei fatti è che oggi come oggi il Matera era considerato, era ritenuto prima che del tuo arrivo una squadra che potesse dare partito. Sì, ma il mio non era, attenzione, non era un parallelismo o una, come dire, un confronto con l'allenatore precedente, forse potevo essere anche interpretato male. Volevo dire che guardando, e vado più nello specifico, la composizione delle squadre dal primo all'ultimo, Lecce, Foggia, Benevento, credo che rispetto alle altre che erano anche per il campionato trascorso, tipo Matera, non credo che ci fosse tanta competizione da questo punto di vista. Era tra quelle che avrebbe dovuto sicuramente migliorare il campionato passato con giocatori importanti, però a mio parere non poteva essere, almeno sulla carta, competitiva quanto Lecce, Foggia e Benevento. Ecco, questa era la mia idea. Poi che potesse arrivare, quello sì, prima, durante e anche dopo. Mentre io ho visto che questa diversa programmazione del regolamento, l'aumento delle squadre imporrà una diversa programmazione anche di tipo laboratorio, nel senso che il campionato è il 5 maggio, salvo a Pentici, che stavolta dirà a Giulio Rottardi, impone a voi forse una diversa programmazione della rotella sul partito. Allora. Sì, vabbè, un mese. Non che non si arrivi prima, no?
infatti stavo dicendo un mese può fare la differenza, ma potrebbe anche non farla. Però i giocatori, i calciatori devono essere allenati e lo sono, su questo anche qui mi faccio garante di quello che sarà responsabile del lavoro dei miei collaboratori. Un aspetto per me importante, perché al di là delle qualità dei singoli, anche l'aspetto fisico a mio parere ancora conta e fa la differenza, non solo in Lega Pro, mi riferisco anche alla cadetteria e alla Serie A. Quindi da questo punto di vista saremo attenti e non poco a quella che sarà la tenuta atletica in prospettiva, chiaramente. Francesco Romano, prego. Buongiorno, ben arrivato. Grazie. E in bocca al lupo per questa nuova avventura. Grazie. Allora, partendo dal fatto che il presidente Sticchi ha detto quest'anno abbiamo la fortuna di programmare, abbiamo la fortuna di poter gestire noi la rosa, eccetera, eccetera. Questo pomeriggio quando si siederà con Meduso, cosa disegnerà su quel foglio bianco? Che modulo dovremo, che sistema di gioco ha in mente per questo Lecce alla Scuola Paladino? E poi un'altra cosa. Dopo Lecce Matera c'è stato un crollo del Matera, come se l'è spiegato e da che cosa è dipeso, e se questo crollo poi ne ha fatto tesoro per il futuro, insomma anche a livello di gestione di squadra è successo qualcosa. Grazie. Allora, credo che interessi poco ai tifosi del Lecce sapere al Matera che problema abbia avuto, magari avrebbero auspicato che lo avesse avuto un po' prima, una settimana prima, però Lecce stimola per tanti motivi, a Melfi, col Melfi in casa un derby, quindi c'erano ancora più motivazioni per quanto riguarda la gente del posto, però credo, voglio essere breve, è stata una lunga rincorsa e non abbiamo, secondo me, gestito bene quelle che erano le risorse psicofisiche. Per quanto riguarda l'aspetto che riguarda esclusivamente il Lecce, quello che oggi andremo ad affrontare come l'uso sarà, prima di qualsiasi altro modulo o sistema di gioco che dir si voglia, che a mio parere è relativo, sono i principi del gioco del calcio che fanno la differenza, poi se ci mettiamo con tre punte piuttosto che due credo che lasci il tempo che trovi. Credo che dobbiamo iniziare a conoscere quello che è realmente l'assetto dei giocatori che ci sono allo stato attuale sotto contratto, e poi in base anche a quelli andremo a sviluppare un'idea di gioco sicuramente propositiva. Questa luce, lei come vede l'eventuale utilizzo di giocatori in cerca di riscatto? E ancora un'altra domanda, se lavorerà in stretto contatto con il settore giovanile, in particolar modo con la Beretti, perché assorba il suo metodo di gioco e la sua tattica? Allora, partiamo dalla fine. Prima di occuparmi del settore giovanile dovrei occuparmi un attimino prima della prima squadra. Poi chiaramente sarà un discorso che affronteremo anche dopo, ma credo che le priorità in questo momento siano altre. Per me conta molto avere alle spalle un responsabile e degli addetti ai lavori del settore giovanile che riescono a così far seguire un po' quelle che possono essere le direttive o le esigenze della prima squadra, perché anche da questo punto di vista e da questo aspetto si può prendere il meglio per dare un certo tipo di linea che parti dal basso. Però oggi la priorità credo che sia un'altra. L'altra domanda era i giocatori in cerca di riscatto credo che siano o possano essere una risorsa. Chiaramente quando prima ha fatto quell'appunto dicendo che quando si inizia non si torna più indietro, noi non ci possiamo soffermare su quella che è una voglia momentanea,
perché inizialmente si spendono le parole di elogio, le parole di rivalsa, le parole di euforia, e nella difficoltà che poi bisogna dimostrare che ciò che è stato detto veramente poi risulti realtà. Io non mi voglio trovare mai, e dico mai, non solo quest'anno ma anche negli anni passati e negli anni a venire, a dover rinfacciare ad una persona o ad un calciatore nella fattispecie le sue parole. Gradirei un rapporto molto schietto e diretto di persone che condividano con quella che è la linea della società avvallata dall'allenatore e che diventino una componente importante con la percentuale di responsabilità che gli tocca, in ugual maniera come lo dovremmo fare noi, non solo con le belle parole ma soprattutto con i fatti. Spero di essere stato esaustivo. Sì. Su Moscardelli, che idea si è fatto di un giocatore, e vedendo da fuori come lo vedete magari la sua idea o un'idea di calcio? Beh, Moscardelli credo che parli anche un po' la storia dalla sua, però in questo momento è un calciatore che è stato con il Lecce, per quanto mi riguarda anche per lui saranno fatte, non so, la sua condizione contrattuale quale sia, credo sia a scadenza, se non vado errata è a scadenza, quindi come gli altri sarà esaminato tenendo conto di questo aspetto e anche della volontà laddove ci fosse da parte di un calciatore e la volontà nostra di intraprendere anche un certo tipo di discorso sicuramente nuovo. Ciò non significa nulla, sarà preso in considerazione Moscardelli come sarà preso in considerazione Lepore, che ha rinnovato un contratto, lo so perché comunque credo che sia stato l'unico rinnovo, e quindi da questo punto di vista non lasceremo niente al caso, poi dovremo sederci e prima di fare una panoramica generale per avere un'idea di ciò che possiamo fare. Siccome avevo già detto in precedenza, io esamineremo caso per caso, a scadenza o non, tutti i componenti della rosa della squadra dell'anno precedente, quest'anno appena concluso. Lui ha firmato appena ieri, ci vorrà tempo per. Un lavoro che farete subito, diciamo. Certo, sì. Diciamo che noi ci siamo dati in tempo anche di una. Entro la prossima settimana cominciare ad avere le linee guida sulle quali lavorare. Quindi, però un po' di tempo abbiamo bisogno di un po' di tempo, dobbiamo parlare a lungo e cominciare a ragionare insieme su quale direzioni prendere. Lo faremo con decisione. Mister, quanto è importante per una squadra come il Lecce avere uno stadio di questo genere, con una riposeria di questo genere per l'anno prossimo? Perché c'è la possibilità che ce lo tolgano? No, non lo so. Può decidere di ritrovare, ma sicuramente. No, è una domanda, perché ci facciamo una risata, ma se c'è questo rischio io non lo so, però non penso, insomma. Io ci sono venuto qui anche da avversario, ma ho visto qualche partita, tipo quella con il Bassano. In TV ho visto quella con il Foggia, penso che parli da solo, insomma, poi non occorre un'ulteriore mia conferma di quanto sia importante, ma non solo per il calore che ti danno quando le cose vanno, ma soprattutto per la maturità che in molti casi hanno dimostrato, quindi è fondamentale. Prego, Luigi D'Ambrosio. Tattico, ha previsto un regista del centrocampo per appoggiare il pallone, quindi creare in maniera molto attivata il gioco. Beh, per far circolare la palla, per farla viaggiare anche velocemente, occorre che ci sia una predisposizione mentale, non solo da parte di un calciatore, quindi il regista, diciamo così, o
chi dovrebbe dettare i tempi, per quanto mi riguarda non è solo uno, ma devono essere più di uno. Gabriele, posso fare un'altra domanda? È sempre più consuetudine negli ultimi anni rassegnarsi a dedicare il mercato, si faccia sempre negli ultimi giorni, questo spesso costituisce un limite, una partenza identica, credo che nell'election uno dei limiti di questi anni sia stato proprio questo. Uno degli obiettivi è quello di lavorare per quanto possibile per definire un'ossatura il prima possibile, cioè evitare questo che sembra strutturale. Io forse non so se sono la persona adatta per giudicare il lavoro degli anni passati, perché non so il Lecce quando ha fatto mercato, però se lo fa in ritardo con tutti quei giocatori così, obiettivamente va bene, cioè nel senso Scardelli, Caturano, Curiale, Dumbia, Surrago, sono arrivati tutti all'ultimo. No, beh, come fai a non conoscere? Per la categoria sono giocatori, diciamo, poi qualche partita l'abbiamo vista. Quindi, però beh, è normale che la programmazione si intende una programmazione a 360 gradi, non ci faremo, cercheremo di non farci cogliere in fallo, però laddove dovesse succedere sicuramente sarà stato fatto in buona fede e ci avvaliamo anche magari di qualche critica costruttiva, ma posso parlare per quanto mi riguarda, lo stato attuale non c'è stato nulla, ma io, come vi ho detto prima, partiremo oggi sin da subito, anche perché non c'è stato proprio il tempo per poterla affrontare, però spero che non succeda, insomma. Avete altre domande per il mister? Alessandro. Direttore, si partirà oggi da questo foglio bianco, prima il foglio delle uscite o delle entrate o insieme dettagli, o insieme si programmerà quello che vorrei dire io in aggiunta a quello che diceva Pasquale adesso è che si deve attendere, secondo me, poi il risultato finale, cioè capisco che, come diceva Pasquale, si vuole far presto e subito, ma presto e subito si rischia anche di commettere gli errori, quindi dobbiamo ponderare, e, insomma, credo che abbiamo l'esperienza necessaria per affrontare questo tipo di lavoro e quindi lo faremo con costanza, ma poi quello che interessa è il risultato finale, non se lo facciamo entro il 20 luglio entro il 31 agosto. Quello che credo che sia importante è che ovviamente a tutti piacerebbe partire con la squadra fatta al 100% di ritiro, ma vista la situazione non sarà certo così, lo dico già da subito, perché abbiamo una serie di situazioni da verificare, da controllare, da monitorare giorno per giorno e lavoreremo sempre in questa direzione. Sicuramente non lasceremo niente al caso, insomma, ci giochiamo tanto tutti qui, non vogliamo fare le cose molto per bene, ma quello che conta poi sarà il risultato finale. Ora, se ci riusciremo poco prima o poco dopo, questo conterà meno. C'è una domanda di Bruno Conte del Presidente Lungo. Presidente, buongiorno. Intanto complimenti per l'attivismo che state dimostrando nel bruciare le tappe per queste decisioni così importanti e strategiche anche, no, per il futuro. Le volevo chiedere, e saluto al contempo anche il direttore Meluso, che ricordo alla sinistra del Casarano di Balbiani, col quale sfiorò la Serie B e poi ci fu un infortunio l'anno successivo. L'anno stesso, purtroppo, l'anno stesso. Allora, Presidente, quali sono stati i motivi, la domanda è ad entrambi, quali sono stati i motivi che vi hanno portato alla scelta di Badalino come allenatore? Guardi, noi prima dell'allenatore abbiamo cercato un nuovo DS, no, rispetto a quello dell'anno scorso, e abbiamo tutti quanti deciso di portarci il nostro nuovo DS, con il quale ovviamente abbiamo affrontato subito il discorso dell'allenatore. Mentre noi abbiamo condiviso con il direttore sportivo nostro la possibilità di portare Pasquale con noi, il mister, allora noi. E diciamo che è una scelta più che altro che parte dal DS prima che dalla società, diciamo, no? Perché una volta che noi abbiamo deciso un DS era stato lui che doveva scegliere l'allenatore, e sulla persona del mister eravamo tutti quanti convinti che doveva essere lui quest'anno il nostro allenatore. Sì, no. È assolutamente una scelta condivisa, ma di mia assoluta responsabilità, su questo non c'è dubbio.
ho avuto questa delega ed è il modo migliore per cominciare a lavorare in una nuova società, cioè la delega di scegliere, di portare avanti le proprie idee. Questa, oltre che essere una responsabilità, è anche un metodo, secondo me, giusto di lavoro, perché ognuno poi deve avere il suo ruolo, il proprio perimetro dove operare. Quindi questa celerità sicuramente è dovuta a una programmazione che la società sta portando avanti, però sempre nel rispetto dei ruoli. Sono stato scelto e subito dopo ci siamo messi al lavoro per quanto riguardava la scelta allenatore, che ripeto è mia responsabilità. E subito dopo questa scelta allenatore cominceremo con un programma di rafforzamento per portare, per allestire la rosa dell'anno prossimo. Posso fare una battuta? Yes. Degli allenatori, quello che maggiormente ti ha lasciato qualcosa è che tu possa essere oggi l'allenatore di Roma. Degli allenatori, non solo quelli da calciatore. In generale, vuol dire? Diciamo che chi mi ha così instradato, anche, insomma, scusate l'espressione, non so se magari su questa che è stata mia nuova esperienza, che è stata intrapresa ormai dal 2007, se non vado errato. 2007-2000 a Verona è stata la mia prima esperienza come collaboratore di Giampiero Ventura, prima di passare poi per i due anni successivi a Pisa in Serie B, è stato lui, è, diciamo, un marpione come Ventura, ai quali pubblicamente, visto che non gliel'ho fatti, gli faccio i miei complimenti per il nuovo incarico. È stato lui a insegnarmi, o meglio, lui non mi ha insegnato, non mi ha fatto lezioni private, quindi no, perché è capace di chiedermi anche qualche soldo, Ventura, ma è stato a me a prendere qualcosa da lui, e quindi è stato quello che sicuramente mi ha dato moltissimo. Poi la bravura di un allenatore in questo caso è quella di non scimmiottare, puoi carpire dei particolari, dei segreti, però anche nel rapporto più intimo che puoi avere, ma mai nessuno te li dirà. Da questo punto di vista lui è stato l'artefice del mio nuovo percorso in un'altra veste. Mentre per quanto riguarda quelli che ho avuto la fortuna di avere da calciatore, ho preso un po' da alcuni, perché Zeman sotto certi aspetti, non tutto, ma tante cose, parecchio, non tutto idem per dire Trapattoni. Non vorrei fare un torto a nessuno, ma parliamo di allenatori importanti, di Ranieri, Malesani, lo stesso Fascetti, anche se appartiene a, insomma, un altro tipo di epoca, di storia, però sono uomini di calcio, se hai fai un po' attenzione qualcosa riesci a carpire. Quindi da questo punto di vista credo che ognuno di loro mi abbia dato qualcosa, ma non è per salvare o per togliere dei meriti a qualcuno, ma è la verità. Avventura, la colpa è tutta sua, di questo. A lui penso che ci sia anche stato, è giusto, va bene. Cioè, e avete anche un buon ricordo, spero che sia di buon auspicio. E io spero e vi auguro il ricambio, dicendo che le uniche C che vogliamo continuare ancora a sentire sono quelle del Lecce. Bravo.